ecco qua. Rosario, grazie. Ma figurati, un piacere, mia, guarda. Si forte, frate, si forte, grazie, si forte. Grazie, si forte. Grazie. Capo, è forte, è inutile, è inutile. Ma lo so, io l'ho riconosciuto. Offriteci qualcosa, offriteci qualcosa, piacere. A Rosario. Piacere, Rosario. Sono poco, vai, vai, capo. Contento. Offriamo qualcosa a Rosario, forse. Cose spontanee. Cosa ti prendi, Rosario? Una Red Bull. Red Bull, sì, mette le, sì, ali, vai. Assolutamente. Vai, due Red Bull, vai. Anche a lei? Anche a me. Vai, tanto paga lo Stato. Sai che io ho un ricordo di suo papà. Io mi, sì, ricordo Franco Miraggio. È stato molto bravo anche lui. Eh beh, lui è stato quello che comunque mi ha spinto. Immagino. In questa avventura che poi ho cominciato seriamente, diciamo, qualche anno fa. Però con lui sono sempre andato nelle feste, nelle piazze dove chiamavano lui. Si viva, certo. E stiamo parlando, e lui, che sono gli anni 70, 80, che? No, 90, 90. Ah, gli anni 90. Gli anni 90. E niente, io ero veramente contento di andare insieme a lui, perché comunque io dico sempre che per cantare la prima cosa ci vuole la passione, altrimenti non puoi andare avanti. Non basta la fama e... Ma la passione serve proprio per far bene le cose. Assolutamente, in tutto. Ma forse nel canto, nella musica, ce ne vuole un pizzico in più. Ma lei poi sta imperversando per le strade di Napoli con un manifesto gigantesco, l'ho, sì, visto l'altro giorno quando stavo per partire. Vabbè, quelli sono sponsor che io faccio ogni 3-4 mesi. Quando ci sono ovviamente le richieste. Ogni 3-4 mesi, quindi ce ne, sì, sono, sì, tanti. Sì, ce ne sono altre di richieste. Complimenti. E quindi se troviamo l'accordo, poi si fanno questi manifesti, queste operazioni, che comunque sono ottime come visibilità, come visibilità, certo. Assolutamente, io direi. Però adesso è diretto, dove sta andando? Adesso a Torino. A Torino. A Torino, perché io ho un concerto il 30 di novembre, però... Andiamo un po' a vedere la situazione, un po' di promozione, un po' di radio. Caputo, sta sentendo. Com'è? Televisione. Il 30 novembre se Capo, Rosario me la ribiglietta. Rosario, due biglietti. Ma pure tre. Adio tenere un cuore rosso, è napoletano, non è ma come tu. Ma lo conosco, Capo, non è come tu. Ma stai sentendo? Di Milano, di Milano. Mamma mia. Ma è una canzone, Capo, una canzone. È un attimo, hanno quattro chiacchiere. E poi, Caputo. Sono speruto di sentire. A fuori binario ce l'abbiamo, però una volta si abbia già, sì, e poi Caputo già è un nome conosciuto nella musica, sì, per la farina. Non credo sia il figlio di Mauro, comunque. No. Ho qualche povero dubbio. Povero Mauro. Assolutamente. Sono il figlio di Gigino, vero? Gigino Caputo, non lo sapevi. Ah, sì, sì. Panettiere, sì. Gigino Caputo. Lo sai? Adio, papà, certo. Sì. È famosissimo. Facetti sfilatina. Bello, sì. Voi? Ma che cosa? Ma vale a fare l'altra parte di sfilati. Sì. E adesso però un regalo ce lo deve fare. Anche perché io di solito non lo sto facendo, perché devo comunque rispettare, sì, un certo rigore. Però essendo solo le 2 di notte addirittura. E infatti. Non ci sente nessuno. Me lo fa sto regalo. Va me bene, ci mettiamo magari in un posto dove non ci sentono troppe persone. Tanto stanno dormendo tutti nei vagoni, tranquilli. Mi canta una sola canzone. Almeno una sola canzone. Cosa, perché comunque è notte e allora stanno dormendo, facciamo una cosa un po' più calma, più tranquilla. Più soft. Quindi io direi di cantare un brano che si intitola Sarà che io. Me l'ascolto molto volentieri. Va bene. Lei che ormai non conta più, ma mi fa sempre male. Piacevi tanto, perché non vai più bene? Che confusione in questa vita mia. Sarà che io non so più amare, o c'è qualcosa dentro me che non mi lascia vivere. Sarà una storia vecchia, come è rimasta in vieta, e mo mi dispiace, non mi fa più innamorare. Sarà la sua maledizione, come fa
Lei non era come te, sapeva solo odiare. Tu sei tale qual a me, ma non ti posso amare. Lasciami andare, sarà che io non so più amare, o c'è qualcosa dentro me che non mi lascia vivere. Sarà una storia vecchia, come è rimasto in vita, e mo mi dispiace, non mi va più a innamorare. Sarà la sua maledizione, come fa pice da me, e mi allontana pure da te. Dove dona d'amore, che tu va bene o vera, una che in tuo cuore te ne suona da te. Sapeva amare.